cammino, perché parlare di prologo, trottista e strada è qualcosa che risale nella Coppa Italia. Coppa Italia che ha avuto sicuramente giornate gloriose e che la federazione a livello nazionale ha rimesso in pista, in strada, ma se ne parlerà per il 2011. Qui credo che ci sia lo zampino sicuramente di somma riva, che questa manifestazione l'ha sempre sostenuta al massimo. Noi l'abbiamo fatto un pochettino nostra parlando quest'inverno ed è uscito di fare un tentativo di vedere facciamo la Coppa Olimpica a Bergamo. Per nostra fortuna abbiamo il numero dal punto di vista di tesserati, di società, possiamo fare un qualcosa riservato a Bergamo e in sostanza è una prova di campionato bergamasco per società, nella sostanza. Perché si fa questa manifestazione? Sicuramente per cercare di far sì che degli atleti si ci mettano in più discipline, in modo da poter avere un maggior bagaglio tecnico per chi avrà la fortuna di andare avanti successivamente negli anni, per i dilettanti piuttosto che per i professionisti. Credo che saper fare un po' di pista, fare il cronometro, serva poi a loro nel loro proseguo dell'attività. Le prove saranno tre, quindi come è stato detto si inizia con il sabato a Treviolo. Qui ringrazio la Prealde di Treviolo che, come abbiamo accennato, si sono resi subito disponibili. Ringrazio l'amministrazione, quindi il comune di Treviolo, perché anche in questo caso organizzare un cronometro a squadre in un paese modo di dire, perché sono tre agglomerati di tre, anzi quattro con Roccola Bassa, e girarli tutti e quattro di sabato pomeriggio, se non c'è la disponibilità dell'amministrazione sicuramente non fai molto, e anche più bisognerà avere parecchio personale a disposizione, e qui so che gli amici di Treviolo si sono dati da fare per coprire al massimo tutto quello che sarà il percorso che sarà percorso proprio dagli allievi, una formazione di tre atleti, una squadra di tre atleti, e verrà preso il tempo sul secondo atleta. Adesso non vorrei entrare nel dettaglio, o comunque se qualcuno volesse chiedere i dettagli tecnici c'è sicuramente Silvio Milani che è molto più preparato e tecnico di me e potrà dare le illustrazioni o le risposte che volete. Per quanto riguarda gli juniores invece, la squadra è composta da quattro atleti e si prenderà il tempo sul terzo, la distanza è 10 km per gli allievi e 20 per gli juniores. Non ci sono gli esordienti perché non è possibile per loro fare gara al cronometro. La domenica 23 invece sarà la gara su strada, già è riservata alle sole società bergamasche, quindi già sono tutti qui. È il momento in cui non andiamo a vincolare nessuno di non poter uscire e andare a correre dove desiderano. La pista invece, anche questa, sarà riservata solo agli atleti bergamaschi, con discipline adeguate proprio a gente che fa strada e non specialistiche, in modo che possano portare più atleti possibili in pista. Verranno premiate la prima società di tutte e tre le categorie, quindi la prima degli esordienti, la prima degli allievi e la prima degli juniores. In questo caso stiamo predisponendo un trofeo un po' particolare e anche qui abbiamo avuto l'opportunità di trovare uno sponsor, come presente questa sera, che ci è stato così trovato da parte di Angelo Vismara, e ci fa piacere, ho già avuto modo di ringraziarlo sapendo che non c'era per problemi di lavoro. Ecco, questa qui è un attimino la manifestazione che si aggiunge in più. Speriamo che dia un buon risultato, che sia favorevolmente accolta dalle società. Lo stesso fatto che abbiamo staccato la cronometro non facendola vicino sabato 22 è stato anche per un'indicazione da parte dei direttori sportivi che abbiamo sentito quando fosse stato meglio fare la giornata. Quindi credo che anche questo sia un segnale da parte del comitato che prima di fare qualcosa coinvolgiamo gli interessati, perché è giusto che sia così.